Assessore Rixi, un nuovo incontro con imprese del territorio, bandi di cooperazione europea, allora che cosa si apre all'orizzonte? Ma questo bando che verrà aperto il 5 di dicembre, ma già da due giorni è offline sul sito di FILSE, che riguarda le imprese che vogliono aprire un nuovo sito produttivo, una nuova unità produttiva al nostro territorio, ma anche ampliare o ristrutturare l'attuale, diversificare le linee di produzione, investire sostanzialmente sul loro futuro. Riguarda le imprese medio, piccole, piccolissime, le microimprese del nostro territorio, un bando di 40 milioni di euro, quindi negli ultimi anni mai la Regione Liguria ha fatto un bando così ricco, e credo che serva in questo momento per dare risposta a tante imprese che hanno difficoltà oggi di accedere al credito, ma hanno bisogno di fare investimenti per rimanere sul mercato e potenziare la loro capacità produttiva. Chiaramente abbiamo fatto degli scaglioni, dividendo le medie imprese, le piccole e le micro, dando a ciascuno un coefficiente diverso su quanto può prendere a fondo perduto, 10% le medie imprese fino a un massimo del 30% sulle micro imprese. Questo perché riteniamo che oggi l'accesso al credito sia molto più facile per le medie imprese, mentre per il piccolo, piccolissimo, ha molta più difficoltà a rivolgersi alle banche. Gli investimenti hanno un taglio minimo di 25.000 euro, massimo di 50.000 per quanto riguarda le medie imprese. Abbiamo fatto un tutorial, quindi tutto online, abbiamo fatto tutto direttamente dal computer di casa dell'imprenditore, da quello dell'azienda, e c'è un sistema informatico tutorial che aiuta l'imprenditore a compilare la domanda in modo da fare le tutorial. Quindi non solo l'impresa agricola, ma tutto il tessuto imprenditoriale può essere potenzialmente coinvolto? No, tutto il tessuto imprenditoriale è coinvolto, eccezione fatta delle imprese di carattere turistico, perché ci sarà un bando ad hoc l'anno prossimo, ma come sono fondi europei dobbiamo rispettare la destinazione di questi fondi, e abbiamo cercato di ampliare il più possibile. Le novità sono che aperto anche i professionisti, che è possibile anche per i commercianti, per la parte diciamo anche del commercio al dettaglio, oltre che per il manifatturiero, l'artigianato e tutte quelle attività che tradizionalmente partecipano ai bandi europei.